è Marco Pannella in Paradiso. Vedete, Corriere della Sera, martedì, il 15 marzo 2016. Che bello questo articolo che è? Pierluigi Battista, Marco Pannella in Paradiso, perché prima o poi dovrà morire anche Marco Pannella, prima o poi. Anche Marco Pannella dovrà morire. Noi siamo mortali. Omero nelle sue opere, quando parla di noi, ci chiama mortali. Quando parla degli dei, gli dei immortali. Morirà pure Marco Pannella. E io sono questo qua, Marco Pannella. E l'anima di Marco Pannella andrà direttamente davanti al creatore per il giudizio. E Marco Pannella non lo sa quello che decide per lui il creatore, se paradiso, inferno o purgatorio. Però stranamente il creatore gli dice: Marco Pannella, io te voglio qua con me in paradiso. E Marco Pannella si meraviglia: ma come signore, mi tieni in paradiso? Io che ho portato il divorzio in Italia? Il signore gli dice: sì, Marco Pannella, io te voglio in paradiso, perché è meglio il divorzio piuttosto che due si mettono le corna. Tutto contento Marco Pannella, però dice: vabbè, Marco Pannella dice: vabbè, ma io poi ho portato l'Italia l'aborto, la Chiesa non vuole l'aborto. E il Signore gli dice: sì, Marco Pannella, però prima che venissi tu, prima che tu facessi l'aborto in Italia, l'aborto lo facevano già i ginecologi cattolici lo facevano l'aborto, si chiamavano cucchiai d'oro, perché i ginecologi cattolici l'aborto lo facevano di nascosto, lavoravano pure in nero, e invece tu l'aborto l'hai portato alla luce del sole. E Marco Pannella non ci aveva pensato a queste cose, tutto contento con Marco Pannella. Beh, ma c'è sta una droga. Io Marco Pannella voglio la liberalizzazione della droga. E il signore dice: sì, la droga non l'hanno ancora liberalizzata in Italia, però è gente veramente obnubilata, quelli che non vogliono la liberalizzazione della droga. Tutto contento Marco Pannella che c'ha l'alleanza del Signore. Dice: ma perché? È perché se liberalizziamo la droga, se verrà liberalizzata la droga, i figli cesseranno di picchiare i genitori per avere i soldi per andare a comprare la droga dalla malavita. E Marco Pannella dice: Signore, io non ci avevo pensato a queste cose. Vabbè, vieni qua alla mia destra, Marco Pannella, e staremo insieme per l'eternità. Ecco, cari amici, come sarà con Marco Pannella, quando morirà però, perché ancora non è morto, capito? Io sono questo qua, e sono questo qua. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.